buonasera e benvenuti, davvero benvenuti in questa occasione. Io tolgo per parlare la mascherina. Grazie davvero per essere tutti quanti qui. Questa occasione è un evento speciale, lo avrete notato, lo avrete capito, perché sancisce una collaborazione tra Actea e Ologramma per la prima volta insieme per un programma bellissimo con una finalità nobile all'interno della stagione rassegna Vox Mutine 2021. La rassegna Vox Mutine è al quarto anno e si sostiene grazie anche all'aiuto, al contributo del Comune di Modena, che ringrazio nella persona dell'assessore Alessandra Filippi qui presente. E davvero questa sera avremo modo di poter vedere un po' quello che è un accostamento insolito, inusuale, ma non azzardato, tra la musica lirica che Actea insomma contraddistingue per questo la sua attività e l'ologramma con la musica pop che di solito propone. E prima di iniziare volevo dire un po' perché è nato questo progetto. Questo progetto è nato con uno scopo nobile, uno scopo benefico. Infatti il ricavato di questa serata sarà devoluto interamente ad AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro. E per questo davvero noi ci sentiamo, vi ringraziamo già per il contributo che darete e vi chiediamo davvero di poter dare un piccolo segnale che però potrebbe essere tantissimo. Quindi sappiate che tutto quello che vedete che in quella cassetta, in quella scatola all'ingresso, metterete ogni centesimo in quella cassetta, sarà devoluto interamente per questa causa nobile. Quindi vi sensibilizziamo affinché questo nostro obiettivo sia condiviso con tutti quanti voi. Prima di iniziare, io però vorrei, visto che abbiamo questa sera un'occasione incredibile, quella di avere un'orchestra fantastica e davvero unica, mi piacerebbe invitare qui sul palco uno dei genitori di questi ragazzi, così per avere una testimonianza dal vivo, una loro testimonianza. Invito qui Gianni Ricci. Dov'è? Gianni Ricci. Grazie Gianni di essere qui. Allora, intanto grazie delle parole che hai detto nei confronti di Ologramma. Ologramma che finisce un trittico di questo magico settembre 2021. Dopo l'Accademia, il Festival della Filosofia, una serata con Actea in cui per la prima volta si mette assieme nel programma di Ologramma anche brani di musica lirica molto conosciuti che spero piaceranno a tutti i presenti. Questo concerto in realtà doveva tenersi nel parco di Villa Montecuccoli a Baggiovara, perché uno degli obiettivi di questo concerto era anche quello di fare girare il nome del progetto dell'Hospice Modena Dignità per la Vita Cristina Pivetti. E ringrazio Gabriele Luppi, che è il presidente della fondazione, che è venuto al nostro concerto. Che io non voglio perdere molto tempo, anche perché siamo in ritardo per le giuste norme di sicurezza sanitaria che devono essere verificate. Voglio solo cercare di darvi una chiave di lettura del concerto. Un concerto in realtà in cui le musiche sono alternate a letture. Il messaggio che alla fine vorremmo dare si può sintetizzare in tre parole: amore, inclusione ed emozione. Amore perché parlando di Dante, del sommo poeta, non si può evitare di parlare dell'amore. Noi siamo nati per l'amore, non per diffondere l'odio. L'amore in fondo è la base della nostra esistenza, la base delle nostre relazioni, ed ha una caratteristica di non essere a senso unico e di essere fortunatamente contagioso. Inclusione. Io prendo a prestito alcune parole di Gino Stradi, che diceva: passare il tempo a costruire arsenali anziché diffondere libri è una follia.
e sarà letale per l'umanità. Dobbiamo rinascere e imparare un nuovo modo di pensare che includa tutti. E Ologramma è un esempio di inclusione che spero possa essere imitato da altri. Infine, la terza parola chiave era emozione. Dopo il viaggio del sommo poeta, lui si sveglia, sogna, non ha dei ricordi precisi di tutto quello che ha fatto, così come penso che al termine di questo concerto non tutti ricorderanno le parole che verranno lette, però mi auguro che l'emozione che proverete durante il concerto vi resti per molto tempo. Buonasera, che a questo punto chiamiamo Roberto Pisano, direttore. Buon ascolto. Giudicata empia per un atto di pietà. Voi almeno siate testimoni che per le leggi inique io mi avvio alla prigione. Onorare un fratello, no, non è una vergogna.
Thank you.
non solo la donna è mobile, anche l'uomo. E Dante non è quel poeta austero e inflessibile consacrato dalla tradizione. Anche nella Divina Commedia egli dipinge se stesso prima di tutto come uomo, soggetto al peccato, alle incertezze e alle tentazioni. Dopo la morte di Beatrice si allontana da lei, inseguendo le attrattive terrene ed altri amori. Chi guarderà giammai senza paura negli occhi questa bella pargoletta? Canzon, vattene dritto a quella donna che m'ha ferito il cuore e che mi invola quello onde io ho più gola. E dalle per lo cor d'una saetta che bell'onor s'acquista in far vendetta. S'io avessi le belle trecce prese che fatte son per me scudiscio e ferza, pigliandole anzi terza, con esse passerei vespero e squille, e non sarei pietoso né cortese. Questi versi non sono dedicati a Beatrice, come potete bene immaginare, e Beatrice non mancherà di rimproverarlo appena lo incontra nell'Ede. Vemo se infatti, dice, le parole riportate da Dante sono leggermente diverse, ma il senso era più o meno questo. Egli presenterà il conto per rendere completo il suo percorso di purificazione e di rinnovamento. Sa fida chi le confida.
ciò che la mira, ove la passa, ogni om ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo cuore, sì che abbassando il viso, tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei, superbia, ed ira, aiutatemi donne a farle onore, ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel cuore a chi parlarla sente, onde laudato chi prima la vide. Quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente. Sì, è nuovo miracolo, è gentile. Dante scrive la Divina Commedia anche per poter rivedere Beatrice. Spera di tornare da lei, che immaginava tra i beati. Diversi anni prima si era riproposto di far vivere Beatrice in eterno nei suoi versi e dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna, di non farla mai invecchiare, lei che era un essere speciale, la gentilissima, una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare, un angelo. Ora dal paradiso quest'angelo si muove per soccorrere il suo poeta perduto nella selva oscura, per indicargli la via della salvezza. Si prende cura di lui, lo protegge e lo conforta. L'amore non è mai a senso unico, quando è autentico e profondo. Quella devozione che il poeta ha avuto verso Beatrice ora riceve una risposta dal paradiso. L'amore chiama altro amore. Amor che a nullo amato amar perdona. Amore, acceso di virtù, sempre altro accese.
Nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. E ora in te non stanno senza guerra gli vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quel che un muro e una fossa serra. La Divina Commedia è anche un viaggio iniziatico, ma prima di salire si deve scendere, si deve provare tutto il dolore degli umani, piangere tutte le lacrime del mondo, come tante volte è accaduto nella storia e continua ad accadere. Una storia fatta di tribolazioni, miseria, sacrifici, epidemie, cui ogni volta è seguita la rinascita. Ma per rinascere bisogna superare insidie, sgombrare il campo e l'animo dall'indifferenza e dall'accidia e coltivare la speranza per realizzare un sogno condiviso. Il sogno di un mondo più giusto e ispirato alla fratellanza deve lottare contro gli interessi personali, i pregiudizi, le convenzioni, le ipocrisie. Gino Strada diceva questo: passare il tempo a costruire arsenali anziché diffondere libri è pura follia e sarà fatale per la nostra intera specie. Il primo passo è quello di abolirla, la guerra, così come è stata abolita la schiavitù, e Bologna fu la prima città al mondo a farla. La guerra va abolita. Non è un'utopia, è l'unica possibilità che abbiamo, perché nell'era atomica non possiamo più permettercela. Dobbiamo esercitare una pressione forte e costante sulle Nazioni Unite affinché se ne diga una solenne dichiarazione come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, dove si dica che la guerra non si può più fare, in nessun caso. E poi da lì incominciare a discutere, incominciare a capire, a risolvere le contraddizioni, le controversie che certamente nasceranno. Lo so che sembra un'utopia, ma non ci sono alternative. Utopico e mortale è credere che si possa continuare ad agire come prima, in un mondo completamente cambiato. Dobbiamo rinascere, imparare un nuovo modo di pensare che inglobi tutti gli abitanti di questo pianeta, gli esseri umani in primo luogo, ma non solo. Una società migliore, un rinnovamento fortemente voluto da Dante, che condanna la logica dell'interesse, dell'avidità, di denaro, potere, raffigurata nella lupa che molte genti fe già viver grame, all'origine di guerre, faziosità, sopraffazione e violenza tra gli uomini, persino tra coloro con muro e una fossa serra, tra gli abitanti di una stessa città, di uno stesso paese. La cieca cupidigia che va malia, simili fatti va al fantolino che muor per fame e caccia via la balia. Le sue invettive, spesso aspre, non sono un lamento sterile, ma una denuncia che ha in sé la speranza della rinascita. Esprime l'amore verso l'umanità tutta. E l'umanità, compresi i posteri, il destinatario finale del suo messaggio. E chi ha la coscienza offuscata dalla colpa sentirà la sua parola brusca, la sua voce sarà molesta nel primo gusto, ma lascerà poi, una volta assimilata, un nutrimento vitale. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Thank you.
Fino al colmo della vita mia e nel quale, con buona pace di quella, desidero con tutto lo cuore di riposare l'animo stancato e terminare lo tempo che m'è dato. Per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contra mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono stato legno senza vela e senza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertà. Così nel convivio Dante descrive il misero stato del proprio esilio, la nostalgia delle cose più amate, l'amarezza di dover dipendere da qualche personaggio potente, verranno descritte anche nel paradiso. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Qualche secolo dopo sarà il foscolo a esprimere il tormento derivante dall'esilio e dalla clandestinità. Il sacrificio della patria nostra è consumato, tutto è perduto, e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so. Ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi m'opprime, mi commetta chi mi ha tradito? Thank you.
custodire quella sfera là, chiamata Terra, che tu scorgi al centro di questo spazio celeste. A loro viene fornita l'anima dai fuochi sempiterni che voi date nome di costellazioni e stelle. Quei globi sferici che, animati da menti divine, compiono le loro circonvoluzioni e orbite con velocità sorprendente. Sono parole di Cicerone. L'uomo ha sempre cercato di colmare la distanza tra la dimensione terrestre su cui vive e le pulsioni, le aspirazioni della propria anima ad elevarsi verso le sfere celesti. 1400 anni dopo, Dante descrive così il contatto con quelle sfere. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Dentro agli occhi suoi ardeva un riso tal ch'io pensai co' miei toccar lo fondo della mia gloria e del mio paradiso. Alla fine del suo viaggio ultraterreno, percorsi i cieli del paradiso, sostenuto dal folgorante sguardo di Beatrice, Dante raggiunge per un momento la visione divina. E come dopo un sogno, quando al risveglio non ci si ricorda esattamente cosa si è sognato, così la visione del poeta svanisce quasi tutta. Ma quanto vivida rimane impressa l'emozione che ha generato. Ancor mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. La visione finale è quella di una suprema armonia dell'uomo con tutto il creato. Il desiderio e la volontà del poeta si fondono in Dio che è l'amore, la forza che muove tutto l'universo. Questa armonia viene espressa dall'immagine della ruota che si muove in modo uniforme. Dante ci lascia con questo altissimo messaggio. È l'amore, l'origine di tutto, della vita, della storia, dell'universo. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che ugualmente mossa, l'amore che muove il sole e le altre stelle. Thank you.
Perfetto.
pagano il mio pranzo, non c'è. Sulle panchine in Piazza Grande, ma quando sono i mercanti con la mela, non c'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, in una corona di Piazza Grande, nei loro guardi l'uomo in questo mariano. Amore mio, hai bisogno di carezze mie. Amore mio, hai bisogno di carezze mie. Thank you.
Lasciatemi ringraziare tutti quanti voi per essere stati qui questa sera, davvero grazie, grazie. E un applauso davvero straordinario a tutte le persone che hanno lavorato questo concerto, l'organizzazione, gli amici di Ologramma, la mia fantastica squadra di Actea, e davvero un applauso speciale per questi ragazzi meravigliosi. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non fosse nato nel segno della solidarietà, il bene e l'aiuto che vogliamo dare noi alla ricerca contro il cancro. L'aiuto anche che ci ha dato il Comune di Modena, qui rappresentato dall'assessore. Io invito l'assessore a dire due parole con noi. Io non posso che dire davvero grazie. La parola, delle tre parole che avevate detto all'inizio, io devo dire che l'emozione è la cosa più grande che ho provato questa sera. È stata una cosa veramente molto sentita, siete veramente tutti bravissimi, e devo anche dire che quando sono arrivata c'era una fila fuori, quindi vuol dire che effettivamente siete molto bravi, molto seguiti, dovete andare avanti così e noi vi sosterremo sempre. Grazie davvero. Grazie assessore. Ma tutto questo non sarebbe possibile senza il vostro aiuto, e ancora una volta che vi chiediamo, vi sollecitiamo, vi preghiamo un aiuto in favore di ARC. Quindi prima di andare via lì vedete una scatola, vi mettete una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio. Grazie, grazie. Ci sono dei calici qui. Grazie. Chissà, maestra. Liviamo le liebi calici che la verenza è.
Grazie. Ologramma. Attea. Roberta Pison. Luciano Diegoli. Adesso ci lasciamo con una canzone, ma solo se la cantate con noi.